Gianni Amelio a Venezia 76 con un cortometraggio Passatempo alla settimana della critica, perché il suo primo corto narrativo dopo 15 film, innumerevoli premi, e perché proprio Passatempo è l'aria che si respira che ha reso un po' necessario questo corto. Allora, intanto Passatempo nasce all'interno di una scuola. La scuola è Fare Cinema di Marco Bellocchio a Bobbio. A coronamento di tutta la teoria, realizzare in una settimana un cortometraggio. Così nasce Passatempo. Nel mio film si vedono due personaggi, un ragazzo nero che viene dal Mali e un professore italiano in pensione. Fanno un gioco che è il capovolgimento del passatempo, il titolo è ironico in questo senso, cioè bisogna indovinare la soluzione di una frase, di un cruciverba, prima ancora di sapere la domanda. Quindi un'impresa impossibile, inventata da qualcuno, diciamo il potere, che non ti vuole far entrare in casa sua. Un discorso allegorico abbastanza forte sull'oggi, no? La voglia di raccontare una tragedia come quella che c'è sotto gli occhi di tutti in un modo non documentaristico, non da telegiornale, perché ormai la gente si è assuefatta a quei modi, ma trovare nell'allegoria la chiave giusta per far pensare senza che il fatto di pensare diventi un peso. Per la prima volta in una sua opera, in un suo film, compare un'arma da fuoco. Perché ha fatto questa scelta? Serviva per il racconto e spara pure, perché lo diceva Chekhov, se sul palcoscenico c'è una pistola, a un certo punto deve sparare. Lo ripeteva anche Hitchcock. Io non ho messo mai pistole perché detesto gli spari. Questa volta serviva. Serviva non a me, serviva a colui che ha inventato l'assurdità, la tragedia che sta dietro un gioco come quello che io racconto. E che viviamo oggi, no? E che stiamo vivendo tutti i giorni. Grazie mille, grazie davvero. Grazie a te.